loro no. Il notaio dice: 20 aprile il signor Morigone e Canali, questi due avvocati in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, ci hanno raccolto 1352 firme con 90 atti separati. Questo è l'atto principale. Loro qui dichiarano di aver raccolto 1352 firme. Tutti quanti sapete che loro le firme le hanno raccolte il 23 aprile. Qualcuno dirà: no, vabbè, ma le avevano raccolte prima, quello è un fatto politico. E no, andiamo a vedere i 90 atti separati, sono firme raccolte, e alla fine che dicono? Che queste firme sono state raccolte il 23 aprile. Il Movimento 5 Stelle ha replicato dicendo: tutte le firme sono autentiche, autenticate, riportando anche una sentenza, un pronunciamento del TAR che dice che anche se ci fosse un errore sarebbe formale, non ci sarebbe alcuna sanzione. Il Movimento 5 Stelle prima diceva che quello che noi denunciavamo non era niente di che, adesso già mettono le mani avanti e vanno a ricercare sentenze che li possono aiutare da un punto di vista amministrativo, quindi sulla decadenza della Raggi, ma non da un punto di vista penale sul falso. Ieri dicevano che era una bufala, oggi non dicono più che è una bufala, ammettono l'errore, ma dicono che è una sentenza del TAR, del Friuli, di 11 anni fa, comunque farebbe sanare la vicenda. Giurisprudenza lo fa il Consiglio di Stato. Qualora fosse vero che c'è un atto sbagliato e falso, la lista del Movimento 5 Stelle e di Virginia Raggi non doveva essere accettata. A quel punto loro avrebbero dovuto fare ricorso al TAR del Lazio. Perché l'ufficio elettorale, quando gli sono arrivati questi due documenti totalmente contrastanti uno con l'altro, non gli è stata rifiutata la candidatura di Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle? Un ufficiale come un cancelliere mediamente costa 50 euro l'ora. Tecnicamente loro hanno fatto 20 banchetti in 20 parti di Roma, però i cancellieri che risultano dai documenti risultano 10 cancellieri. Come fanno 10 persone a coprire in contemporanea in un unico giorno 20 parti di Roma? Hanno forse anche il dono dell'ubiquità? La Raggi replicava: magari sono i banchetti in cui uno era presente il mattino, l'altro il pomeriggio. E allora hai fatto i banchetti in metà giornata, ma siccome ci sono le foto che le fai la mattina e il pomeriggio, sfido il Movimento 5 Stelle in questo. Perché non producono le ricevute dei pagamenti dei cancellieri? Lei perché non ha presentato un esposto alla magistratura? Come questa inchiesta nasce insieme alla trasmissione di Inchiesta delle Iene, e insieme a loro la denunciamo. Quindi alla fine della loro posizione decideremo naturalmente a chi rivolgerci, se alla procura o ai tribunali amministrativi.